Noi siamo ancora qua. Eh già, no, non è una canzone di Vasco Rossi, stavo semplicemente guardando la classifica della Serie A in questo lunedì mattina. Ciao a tutti, come state ragazzi? Tutto bene? Spero di sì. Dicevo, siamo ancora qua, perché siamo in quel limbo in cui ancora non è ben chiaro che cosa si sta facendo, nel senso che siamo sia a 2 punti dall'Inter. Inter prima in classifica, Juventus seconda, 28 contro 26, ma ci sono ancora il Milan e il Napoli lì, attaccate 22 e 21 punti rispettivamente, due squadre che sono le ultime due, in realtà campioni d'Italia in carica, che hanno un po' deluso in questa partenza del campionato, chi per un motivo, chi per un altro. Il Milan in questo momento è in crisi profonda, il Napoli sembra averla superata, sta tenendo degli standard più accettabili rispetto alla prima parte di campionato. E poi l'Atalanta, il Bologna, la Roma, la Fiorentina, il Monza, la Lazio, bla bla bla, tutte le altre che arrivano in caduta libera e che in questo momento sono abbastanza distanti, perché siamo a 7 punti dall'Atalanta che occupa la quinta posizione in classifica, e cioè una buona distanza da mantenere e anzi da rinforzare, perché la Juventus ha assoluta necessità di stare tranquilla. Io credo che in questo momento la Juve stia campando di, come posso dire, di autostima, forse la parola più importante, appropriata è proprio autostima, nel senso che dopo la sconfitta con il Sassuolo sono arrivati un botto di clean sheet di fila. Anche l'anno scorso, a un certo punto, abbiamo attraversato praticamente la stessa situazione. L'anno scorso, con tutte vittorie senza subire gol, quest'anno non abbiamo vinto a Bergamo contro l'Atalanta, comunque non abbiamo subito gol. Ormai è chiaro che Allegri l'abbia buttata, dal punto di vista della difesa. Io credo che semplicemente non sia la strada giusta e quindi rimango ancora poco tranquillo. Sono non troppo tranquillo, vi dico proprio la verità, in attesa di quelle che saranno le prossime partite, perché 11 partite sono sicuramente già una buona percentuale per capire il livello, no? Di una squadra, però siamo circa un quarto del campionato e finché non le abbiamo affrontate tutte, credo che sarà difficile avere il quadro chiaro della situazione, proprio perché il Napoli e l'Inter sono due squadre che dobbiamo ancora affrontare. Sicuramente la Juventus in questo momento sta facendo il campionato giusto, non sta facendo niente di straordinario, sta facendo il campionato che deve fare, deve rimanere concentrata su questa cosa. Allegri ha chiesto ancora una volta profilo basso, anzi bassissimo. Io sono dell'idea che se vogliono mantenere il profilo basso, anzi bassissimo, lo possano assolutamente fare. Però oggi hanno anche il dovere e secondo me il diritto di guardarsi un po' in alto, perché la Juve deve comunque mantenere uno standard dal punto di vista del rendimento e anche banalmente di quelle che sono le motivazioni, le volontà, e cioè guardiamo anche avanti, non sempre sull'indietro come abbiamo fatto anche all'inizio di questo video. Diamo un'occhiata all'Inter, cerchiamo di avere quella voglia cattiva di andare a fare quel qualcosa in più rispetto a quello che si è fatto negli ultimi anni. Io credo che sia questa un po' la chiave di volta di quello che deve essere il successo della Juventus, anche alla luce di una partita Fiorentina-Juve che, ragazzi, è stata brutta. È inutile girarci intorno, l'abbiamo analizzata, è stata brutta. Una partita dove la Fiorentina ha creato una grossa mole di gioco senza riuscire a concretizzare, quindi gran mole di gioco in precisione. Credo che la Fiorentina abbia un'ottima organizzazione, invece dal punto di vista tecnico, secondo me la Fiorentina d'italiano manca ancora qualcosa, e da quando ha venduto Dusan Vlahovic è andata un po' nel pallone e non è riuscita a trovare quel tipo di giocatore in grado di finalizzare e di portare in vantaggio la squadra dopo tutto quello che è stato creato. La Juventus di Allegri a Firenze ha cercato di farli sfogare sugli esterni, la Fiorentina, l'avevamo visto anche nel prepartita, è una squadra che crossa tantissimo e abbiamo accettato di difendere in area con i difensori che Allegri ha definito fermi all'interno dell'area. Non mi è piaciuto tanto invece il concetto di Allegri di voler rimarcare il fatto che ha detto l'ambiente deve capire che bisogna passare anche da queste prestazioni qui, che anzi che bisogna passare anche da queste prestazioni qui per tornare a fare qualcosa di importante. Non è detto, non necessariamente, sicuramente queste sono quelle partite che invece Allegri probabilmente vede come le chiavi di volta. Secondo me non è la chiave di volta. Però devo dire una roba. In questo momento qui,
siamo in una situazione ben tanto inedita rispetto alle ultime due annate. Perché? Perché eravamo partiti molto male nelle ultime due annate e bisogna vedere se riusciremo a mantenere questo rapporto punti. Secondo me darà una grossa mano il fatto di non giocare le coppe, ma di questo ho già parlato. Ma una situazione inedita perché? Perché rispetto alla passata stagione, anzi, ve la formulo in questo modo, ve la dico così. In questo momento le due più grandi correnti di pensiero che sono all'interno del mondo Juve sono state smentite, entrambe. Perché? Perché a inizio anno si diceva per fare meglio serve migliorare la rosa o per fare meglio serve cambiare quello che viene messo in campo e quindi l'approccio, lo stile di gioco della squadra. La Juventus oggi è una squadra, in questo momento una squadra prettamente difensiva, che è tornata a ragionare in termini prettamente difensivi, una squadra che rinuncia anche a fare la fase offensiva per larghi tratti di match. A Milano con il Milan l'ha fatta veramente poco, a Bergamo con l'Atalanta l'ha fatta veramente poco, a Firenze con la Fiorentina l'ha fatta veramente poco. Sono tre trasferte toste dove la Juventus è uscita imbattuta, dove la Juventus ha portato a casa due vittorie e un pareggio, dove la Juventus non ha mai subito gol, ma per tratti larghi della gara in questa trasferta la Juventus ha rinunciato completamente alla fase offensiva. Quindi da questo punto di vista è rimasto un po' come era la mentalità dell'anno scorso. E si sta facendo meglio in termini di punti. Allo stesso tempo si diceva la rosa va migliorata perché la rosa è troppo scarsa e non si possa raggiungere risultati. La rosa è stata addirittura peggiorata rispetto all'anno scorso perché sono usciti giocatori importanti come Di Maria e Cuadrado, secondo me su tutti, che sono quelli che l'anno scorso comunque giocavano anche da titolare e davano quel tasso tecnico elevato in più. Abbiamo perso pure Fagioli per quest'anno per via della squalifica. Pogba l'anno scorso non c'è mai stato, quest'anno si pensava di averlo, invece non c'è nemmeno quest'anno. Quindi insomma, dal punto di vista prettamente tecnico la rosa è indebolita rispetto all'anno scorso, eppure si stanno comunque raccogliendo più risultati. Quindi queste due macro categorie di pensiero in questo momento nessuna delle due è valorizzata. Io posso semplicemente dirvi la mia opinione, cercare di fare la mia previsione, e cioè che sarà complicato continuare a raccogliere punti in questo modo. Prima vi parlavo di autostima, perché in questo momento la Juventus sta andando tutto bene, in questo momento la Juventus non prende gol e sarà importante capire come reagirà la Juventus quando si ricorderà che all'interno di una partita si può anche prendere gol, perché da troppe partite che non lo prendiamo e questo è sicuramente positivo, ma allo stesso tempo è anche negativo. Perché? Perché all'interno della testa dei calciatori non c'è più l'abitudine ad aver preso gol, alla sofferenza, a cercare di dover poi gestire una partita con un gol degli avversari. E io so benissimo, perché conosco i miei polli, ho già visto questa storia troppe volte, questo film l'hanno già proiettato troppe volte nella mia testa, in quel momento lì cambierà tutto. Quindi già la prossima partita col Cagliari sarà tosta, perché il Cagliari è in un buonissimo momento, al contrario della Fiorentina che veniva da un pessimo momento dal punto di vista dei risultati. Poi c'è la pausa nazionali che sarà un pochino ingombrante dal punto di vista mentale e dobbiamo assolutamente cercare di concluderla nel migliore dei modi, perché è logico, serve una vittoria con il Cagliari e la Juventus col Cagliari può assolutamente vincere. Però poi c'è l'Inter, che metti in caso che possa fare addirittura un mezzo passo falso, puoi presentarsi a giocare lo scontro diretto o a due punti o l'intorno, orbitando l'intorno, sarebbe veramente meraviglioso. Però io non sono ancora tranquillo. La settimana scorsa vi dicevo Juventus questa volta non ci casco, questa volta sono ancora un po' più negativo in realtà, per quanto questa vittoria sia ancora più pesante rispetto a quella con l'Hellas Verona. Quella con l'Hellas Verona mi aveva dato delle risposte che ieri invece non ho visto e sono stato molto deluso dalla prestazione della Juventus, che ha come lato positivo il fatto di aver portato questi tre punti, di aver sbloccato Miretti, di aver confermato questo clean sheet, questi clean sheet, ma anche la battuta di Szczęsny alla fine della partita è una battuta che racconta una mezza, se non grande, enorme, intera verità. E cioè abbiamo sofferto, sì, circa 89 minuti. Abbiamo sofferto tanto. E meno male che la Fiorentina non è stata in grado di convertire in almeno un gol tutta la mole di gioco prodotta. Quindi adesso che non si prende gol, se non prendi gol non puoi perdere, puoi al massimo pareggiare se poi non sei in grado di farlo.
Quindi io prima di dare giudizi definitivi aspetto i due scontri diretti grossi che sono l'Inter e il Napoli, aspetto di completare il girone d'andata in modo che tutte possano aver giocato con tutto e aspetto il momento in cui torneremo a prendere gol perché torneremo a prendere gol. In questo momento siamo pari all'Inter, 6 gol subiti a testa, che è veramente poco e considerando che 4 li abbiamo presi soltanto con il Sassuolo, però ci separano 10 gol di distanza, loro ne hanno fatti 27 e noi 17. E lì c'è tutta la differenza del mondo tra le due squadre, non sono i 2 punti, sono i 10 gol segnati in meno. Se vogliamo cercare di poter guardare, anzi se vogliamo metterci in testa di poter guardare davvero avanti, dobbiamo anche entrare in quella fase di partita. Perché? Perché ci servono, perché sono troppo pochi 17 gol segnati, troppo pochi. E dobbiamo per forza di cose ragionare in quel termine lì, perché se la Juve inizia a fare ancora meno gol e inizia a veramente ridurre all'osso le palle che poi butta nella porta avversaria, diventerà sempre più difficile, fare punti. Per quello vi dico, non sono tranquillo. Non sono tranquillo perché non vedo una particolare attenzione o concentrazione o preoccupazione per questo punto. E secondo me è cruciale, fondamentale. Se no, banalmente, si rimane a galleggiare in quella zona lì, senza avere la concreta ambizione, lo concreto obiettivo di guardare anche avanti, che può essere benissimo una chiave, ma adesso che siamo lì e siamo ancora qua, è già, mi piacerebbe un miglioramento netto, perché ancora non è sufficiente.